Per me la drag ha una posizione politica molto importante, perché io con trucco e parrucche ti tiro fuori argomenti, te li posso trattare col sorriso o non col sorriso, ma te li faccio entrare in testa, racconto la mia storia di vita, racconto la storia di vita di altre persone, do voce a quelle piccole voci che non vengono ascoltate. Ciao Electra! Ciao Chiara e benvenuta nella mia, non nella mia cucina, ma nella mia vita di tutti i giorni. E vieni con me perché voglio spiegarti perché ti ho portata nel mio salone. Come mai siamo in questo bellissimo salone? Lavori qui? Perché io lavoro qua tutti i giorni, sono responsabile di negozio e questo negozio mi ha permesso di affrontare quello che sto affrontando, quindi la vita di una drag di successo e soprattutto di partecipare al programma che ho vinto, che è Drag Race Italia. Non tutti ti danno la possibilità di assentarti un mese da lavoro, chiedere tanti permessi, sostituzioni, le colleghe mi coprono, quindi è un supporto e un sostegno da parte del mio team, del nostro team, veramente veramente importante. Quando e come è nata Electra Bionic? Ho sempre guardato anche tipo i videoclip musicali delle pop star eccetera eccetera e amo la musica, amo il trucco, amo la moda, amo gli inciucciarsi i capelli, tutte queste parti qua che unite portano questa voglia di sfogare tutte queste passioni. Nell'insieme nasce Electra. Il nome delle drag mi affascina sempre molto. Come mai la scelta di questo nome? Allora, la scelta di questo nome perché ho sempre pensato che se avessi avuto una figlia l'avrei voluta chiamare Electra. E come primogenita l'ho creata, mi sono autocreata. E poi invece per il cognome ho scelto Bionic, perché ho sempre avuto questa immagine femminile, un po' androgina, che non ti fa capire bene, ma è un uomo, è una donna, che cos'è? E quindi questa cosa un po' bionica, una cosa un po', mi sapeva un po' di misterioso, un po' di cosa creata in laboratorio. Eccoci qua. Nel 2018, fuori da una discoteca, sei stata aggredita da due individui e ti sei difesa. Di cosa provi quando pensi a quell'episodio? Quando ci si ritrova... In un'aggressione, soprattutto un'aggressione omofoba, si rimane talmente a volte spiazzati, impietriti, che non si ha le forze e il coraggio di rispondere a quello che si sta ricevendo. Forse troppe volte ho letto omosessuale picchiato, mandato in ospedale, transessuale uccise. Quando mi sono ritrovata in quel frangente, ho detto no. Con me non funziona così. Sono due metri, sono di base un ragazzo. Io ti porto rispetto e tu non mi manchi di rispetto, quindi appena questa persona mi ha aggredito insieme al suo amico, io proprio ho annerato completamente la vista e ho detto o lo faccio io ora o questi due individui lo rifaranno con altri. Poi magari lo rifaranno, però stai sicura che quando vedranno che uno gli risponde ci penseranno due volte. Per me è stato veramente un atto di non solo di mia difesa, ma di urlare a loro che non siamo indifesi, che questa cosa deve finire. Per qualcuno vicino a te è mai stato un problema il fatto che tu fossi una drag? La mia mamma ovviamente ha detto no, non lo fare, sai, la gente parla. Ho dovuto combattere per far sì che venisse capita la mia arte, quello che stavo facendo. Quindi quando poi ho fatto vedere chi ero e cosa valevo, mia mamma adesso è la mia più grande fan, anche la mia più grande rottura di balle, perché quando vado in giro, mi mandi una foto, mi raccomando le foto, cosa ti hanno detto, come ti sei truccato, così. Una sorella più grande di 2 anni, quindi in discoteca all'inizio mi diceva no, se mi vedi in discoteca e sei in drag, non dire a nessuno che sono tua sorella, cioè. Però poi tutto bene, nel senso che arrivati a un certo punto è andato poi tutto scendendo, ovviamente ho dovuto combattere come sempre per l'accettazione degli altri, che miseramente parlando non serve a niente poi. Hai molti tatuaggi, ma in particolar modo mi ha colpito quello della farfalla, no? Che se vogliamo un po' il simbolo della rinascita. E che significato ha per te questo tatuaggio? Per me il tatuaggio della farfalla ha un significato molto forte, perché nell'inizio, primo lockdown, mi sono lasciato con un ragazzo che per me era, vedevo come la relazione della mia vita,
e ho toccato proprio il fondo. È stato malissimo, ho perso 10 kg in 2 settimane, proprio ho toccato il fondo. Mi sono tatuato questa farfalla sul collo, ma perché ho sofferto di attacchi di panico, e quando mi venivano attacchi di panico la mia gola tendeva a chiudersi, a non respirare più, e quindi tatuarmela proprio sulla gola era proprio come dispiegare delle ali, quindi riprendere a respirare, rinascere, per me ha un significato veramente forte. Qual è il sogno nel cassetto di Electra? Più che sono del cassetto di Electra e di Mattia, perché alla fine Electra è il burattino di Mattia, cioè Electra fa quello che dice Mattia. Bene. Anche perché sennò qua. Però allora, mi piacerebbe sicuramente poter calcare palchi ancora più grossi, ne starò per calcare altri abbastanza importanti, ci sono dei progetti molto, molto forti, però mi piacerebbe riuscire a portare l'etica e l'estetica e il mondo drag anche a livello cinematografico. Spesso sempre per sdoganare questa figura che ad oggi in Italia non è come in America, in Italia è vista molto meno come professionista, come artista. Molte volte sento dire: ah, che bello, a me piacerebbe un sacco fare la drag, ne approfitto di carnevale e Halloween. Excuse me? Mi stai offendendo, lo sai, vero? Qua ci sono sudore, fatiche, gavette, amore. Quindi mi piacerebbe portarlo sempre a livelli più alti, questo penso sia il segno di Mattia per Electra.